Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph The Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Assassin's Creed Unity, in cui vedremo insieme le missioni co-op, quindi finalmente il multiplayer. Giocheremo questa qui, la catena alimentare, la giocheremo in una partita pubblica. Tra l'altro abbiamo anche un bel po' di ricompense, come ad esempio soprabito da sanculotto fatto a mano, bracciali napoleonici fatti a mano e cappuccio su misura di Arnoux. Quindi ragazzi, giochiamo la partita, vediamo se si aggiungono persone e vediamo di iniziare. Ok ragazzi, ed eccoci qui, guardate quanto siamo fighi, si sono aggiunti alla partita altri tre ragazzi che ho chiamato dalla mia lista amici. Ricura ha contattato gli assassini, ma insegue i templari da sola. Dovete unirvi a lei. Ok, ci sono. Spero che i ragazzi siano contenti di partecipare al mio video. Forse non sanno nemmeno che sto registrando, però a mio parere è una cosa davvero molto molto figa. Vediamo un po'. Qui ci sono già i primi nemici, eliminiamoli, forza. Vediamo un po', quindi ragazzi, fate attenzione e non fatevi sgamare. Sarà davvero figo quando si rivedranno nel video, eh. Cavolo, 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 scendi. Ok, mi sono fatto sgamare. Quindi, inizia lo scontro. Ragazzi, venitemi ad aiutare perché da solo potrei essere in difficoltà. Ok, eliminato uno e poi eliminiamo anche l'altro. Ci sono. Benissimo. Devastato. Poi, vediamo un po'. Dovrebbe esserci qualcuno lassù. Mi sa di no. Potrei indagare, secondo voi? Interagisci, vediamo un po'. Ho trovato il cibo. È il numero 13 di... Oh, cavolacci, ragazzi. Dobbiamo muoverci. Attenzione. Che cavolo sta succedendo? Mi stanno inseguendo. Io mi dirigo verso l'altra direzione dove sono tutti. Eliminato, ottimo. Ed eccoci qua, li aiuto. Vediamo un po' cosa trovano loro. Cavolacci, cavolacci. Fermi tutti, fermi. Vediamo, posso beccarlo secondo voi? Purtroppo non ho munizioni, possibile. Ok, ci hanno pensato loro. Vabbè, l'hanno sterminato, ottimo. Ci siamo, ho scoperto dov'è la Mary Cure. Ok, quindi possiamo avanzare? Mi sa di sì. Deprendiamo un attimo sto tizio. La Mary Cure dovrebbe essere laggiù. Guardate che figata ragazzi, mi piace troppo sta cosa. Guardate che figo con tutti gli assassini che vanno sui tetti. Ragazzi, a mio parere questa è stata una genialata. Una cosa che doveva esserci fin dai primi capitoli della saga. Forza bro, eliminalo. Guardate che figo, mamma mia come mi sto gasando. Ragazzi, devo fare tante partite come questa. Mi divertono troppo, vai lanciamoci. Forza, lo elimino anch'io. Ti aiuto bro. Oh cavolo, l'assassino è qua su. Sali, sali, vai che attacchiamo gli altri. Dove sono? Posso attaccarli? Sono qui in basso, sì. Lo becco io, bros. Ecco qua. Vediamo un po', ma è ancora vivo. Vabbè, ma lui è mortale allora. Beccalo, beccalo, continua a colpire. Devastato, benissimo. Ecco qua, cominciamo a depredare anche gli altri. Ci sono altri nemici nei dintorni, mi sa di sì, vediamoli. Sì ragazzi, ci sono. Eliminiamolo in attimo, che non si accorge di nulla. Eliminato, poi ce ne sono altre alle spalle, vabbè, i ragazzi mi coprono. Siete davvero fantastici, bros. Possiamo avanzare, vediamo un po' che succede. Forse devo entrare in questa casa in qualche modo. Vediamo, questa è una porta aperta? Mi sa di no. Qui c'è scritto che ora devo difendere della cura. Evidentemente gli altri l'hanno trovata. È una vera sfortuna. Quei bastardi mi hanno fermato mentre uscivo. Ora ci terranno d'occhio. Quindi muoviamoci in fretta. Seguo questo gruppo da più di un mese. Ricollocarli in tutta la casa. La gente accusa i contadini di nascondere il cibo e alzare i prezzi. Ma non solo. L'Assemblea Nazionale non mi crederebbe se dicessi che c'è dietro qualcun altro. Vogliono fissare il prezzo del grano e basta. Ma io so chi è la donna che muove i fili. La signora Flavigny. Si spaccia per una sarta con una bottega a Lesalle. Ma non è una sarta. Stava per dire qualcosa, dobbiamo seguirla. Dove andiamo? Siamo tutti fermi, perché? Uccidi i briganti? 4 su 5 prede prese. Vediamo un po', ragazzi, lo becco, tranquilli. Vediamo un attimino se possiamo utilizzare una lama. Purtroppo non ho le fottutissime munizioni. Vai che lo becco, forse riesce a farlo prima il mio amico? Sì, davvero fortissimo lui, possiamo procedere allora. Uccidi i briganti, quindi azione completata. Guardate che figata ragazzi, mentre corriamo tutti. Ora, obiettivo completato. E ora che fa lei? Uccidi i briganti ancora. Ok ragazzi, questa volta sono miei. Li elimino entrambi, Grande azione di gioco qua. Fighissimo. Ce ne sono altri però, quindi eliminiamoli subito. Cavolacci, a un certo punto li abbiamo devastati. Ci sono, ti seguo sister, fammi prendere prima qualcosina però. Ok, ora possiamo procedere ragazzi.
Non finirò mai di dirlo, ste missioni sono stupende. Mi divertono troppo. Ancora nemici? Cavolo, cavolo, lo becco alle spalle, va. Distrutto. Ok, spada a posto e procediamo. Oppure ci sono ancora nemici? No, possiamo procedere, ok. Ok, ragazzi, qui dobbiamo eliminare altri nemici che sono in zona. Forza, eliminato lui. E poi uccidiamo tutti gli altri. Aspetta, lui era a terra, ma poi, cavolo, si è rialzato. Sono appena entrato in casa per seguire Marie Curie. Vediamo, è qui su lei. Che diavolo di fine ha fatto? Ah, ok, eccola qua. Assicurarmi che il cibo arrivi al popolo. Troverete la Flavignia e i suoi al mercato. Buona fortuna. Ok, quindi ragazzi, ora il nostro obiettivo è un altro, sbaglio? Non ne ho assolutamente idea. Vediamo, io qua continuo a salire e vediamo il nostro obiettivo dov'è. Aspetta, aspetta, aspetta. Forse devo continuare a seguire lei, anche se non credo. Uccidi i templari. Ok, ragazzi, ci sono. Io voglio ucciderne almeno uno. Sono circa 200 metri. Comunque, ragazzuoli, vi ricordo di lasciare un bel like per questo videozzo, perché è assolutamente epico. Cioè, ste missioni sono davvero divertentissime e credo che giocarle con gli amici siano davvero stupende. Vediamo un po'. I nemici dovrebbero essere laggiù in zona. Poi è figo il fatto che ognuno decide come agire, nel senso c'è un assassino come vedete laggiù in basso a destra che sta correndo. Poi io invece vado sui tetti, gli altri agiscono in modo diverso, davvero è fighissimo. Per cominciare io eliminerei i suoi amici. Ok, quindi dobbiamo eliminare questi amici, vediamo un po'. C'è uno proprio qua, eh. Attenzione, forse dobbiamo individuarlo. Ok, sono arrivato in questa zona. L'obiettivo credo che sia più o meno qui, eh. Vediamo, eliminiamo questi due. Eliminato ed eliminato anche lui. Poi, vediamo un po'. Utilizziamo l'occhio dell'aquila. Deve individuare il nemico, porca miseriaccia, ma non lo vedo. O forse l'hanno già ucciso, possibile? Mi sa di sì, ragazzi. Allora a questo punto io passo all'altro lato, va. Almeno così incomincio anch'io a fare un po' di casini. Vorrei solo comprendere che diavolo devo fare. I templari qua non li vedo. Allora, eliminiamoli tutti, va. A questo punto... tanto vale distruggerli. Quindi, ecco qua. Questo è quello che ti meriti. Continuiamo a muoverci e sterminiamoli. Ancora, benissimo. Poi, vediamo un po'. Qua ce ne sono altri, eh. Attenzione, distrutto. E poi attaccano anche loro. Lo uccido io, tranquilli, potete avanzare. Ok, ottimo. Aspetta, avete bisogno di una mano? Ci sono io, ci sono io. Ecco qua. Devastato. Ok, ragazzi, lui era un templare. Quindi l'hanno ucciso. Poi l'altro era proprio vicino. Non credo sia lui. Sì, ragazzi, erano proprio questi due. Probabilmente ce l'abbiamo fatta ora. Possiamo depredarli? Doppio assassino sincronizzato. Che figata, ragazzi. Prede uccisi. Ora ne devo cercare altri due. Quindi dobbiamo raggiungerli. Ste missioni poi non sono nemmeno tanto brevi, eh. Quindi bisogna anche avere un po' di tempo a disposizione per svolgerle. Gli obiettivi sono, vabbè, a 50 metri, sono vicinissimi. Quindi Arnaud, muoviamoci e cerchiamo di beccarli in fretta. Addirittura questa è una zona vietata. Aspetta, eh. Lo distruggo ora, colpisci. Sì, distrutto. Purtroppo c'erano anche altri nemici in zona. Quindi devo cercare di uccidere in fretta questi due. Con la speranza che non mi becchino alle spalle, eh. Aspetta, schivata e poi beccalo. Ah, vabbè, ok. Ci ha pensato il mio amico. Addirittura triplo assassino c'era scritto là. Vediamo un po', i nemici dove sono? Allora, aiuto io lui. Ok, distrutto. Poi, uccidiamo anche lui. A quanto pare, ragazzi, il mio amico è a terra. È morto, possibile? Possiamo aiutarlo in qualche modo? Mi sa di sì, gli ha dato una mano. Che figata, ragazzi, si è ripreso, non ci credo. A questo punto, ragazzi, dobbiamo fuggire. Dobbiamo fuggire tutti e quattro per completare la missione. Quindi, uno è già fuggito. A questo punto tocca a me. Sono ormai uscito da questo cerchio, vediamo. In attesa che anche gli altri giocatori fuggano. Ok, ragazzi, quindi soprabito da San Culotto. E credo che poi abbiamo sbloccato il tutto. Abbiamo completato anche una missione Uplay, la banda della baguette. Ma cosa? Che figata, ragazzi. Abbiamo ottenuto quindi un bel po' di ricompense. Non so perché, ma non abbiamo sbloccato anche le altre cose. Forse, evidentemente, questi oggetti sono andati ai miei amici. Ma comunque va benissimo così. Quindi, ragazzi, spero che questo breve video vi sia piaciuto. E soprattutto vi ricordo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Ringrazio i ragazzi che sono qui con me, che hanno svolto questa missione. E alla prossima. Ciao!